Sarò brevissima perché voi non siete venuti a vedere certo me, ma siete venuti invece a sentire e a informarvi. E questa è la cosa essenziale. Mi fa piacere darvi il benvenuto. Questo è uno dei tanti plessi dell'Università di Firenze. In particolare, questo è un plesso in cui si svolgono in genere le lezioni di ingegneria, di scienze e di medicina, e anche delle lauree sanitarie, e quindi oggi è prestato invece per fare da vetrina per tutti i corsi del nostro Ateneo. Ho solamente due cose, secondo me, importanti a mio modo di vedere da dirvi. Il primo è seguite i vostri sogni, decidete che cosa volete fare, e grazie anche a quello che noi vi possiamo mostrare, vi possiamo informare, potete cercare, come si dice adesso, va molto di moda, mettere a terra questi sogni, quindi farli realizzare. La seconda cosa che mi piace ricordare, questa volta mi dovete concedere di essere un po' di parte, è un messaggio diretto alle ragazze. Ovvero sia, non fatevi condizionare troppo dagli stereotipi che esistono, ma seguite veramente le vostre inclinazioni e non vi fate, diciamo così, intimorire, perché si può tranquillamente raggiungere anche, come dire, materie che apparentemente sembrano non essere adatte alle ragazze. Non esiste, va bene, non esiste una materia che è più adatta a un ragazzo o una materia che è più adatta a una ragazza. Siamo esseri umani, come esseri umani, e la cosa importante è quella di seguire, come vi ho detto, le proprie inclinazioni, le proprie volontà, farlo bene, farlo con determinazione, farlo con serietà. E quindi questo è il mio augurio, cercate di prendere, diciamo, tutte le informazioni che vi servono, le informazioni sono importanti per poi decidere. E poi ricordatevi che noi siamo sempre a vostra disposizione, perché potete sempre, con tutti i canali che conoscete, che vi saranno detti, avere le possibilità di approfondire questo vostro desiderio di informazione. Bene, e allora buona lezione.